calciomercato Juventus, vicino il colpo Verratti. La sessione di calciomercato estivo si è appena aperta e una delle squadre più attive è la Juventus. La priorità del club bianconero è l'acquisto di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. Il primo nome sul taccuino di Beppe Marotta e Fabio Paratici è Milinkovic-Savic, fortissimo calciatore serbo della Lazio che è stato protagonista di una stagione superlativa con la maglia biancoceleste. A Roma, infatti, si è consacrato come uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, tanto che lo titolo valuta almeno 100 milioni di euro, una cifra molto alta anche per un club come la Juventus. La dirigenza bianconera, quindi, sta monitorando anche altri centrocampisti. Uno di questi è Marco Verratti, protagonista di una stagione piuttosto incolore con il Paris Saint-Germain. Il giocatore italiano non è riuscito ad incidere neanche quest'anno in Francia, dunque per lui potrebbero aprirsi le porte della cessione, dopo 6 anni vissuti a Parigi. Lo scorso anno sembrava vicinissimo al Barcellona, ma poi decise di restare in Francia. Il suo procuratore Raiola, comunque, si è già messo in moto per trovargli una destinazione. Il noto agente di mercato, che segue anche Donnarumma, Pogba e Ibrahimovic, lo avrebbe infatti proposto al Real Madrid e al Barcellona. I due club spagnoli, però, non hanno mostrato alcun interesse per il calciatore italiano, che ha sicuramente giocato al di sotto dei suoi livelli negli ultimi mesi. La prossima destinazione di Verratti, dunque, potrebbe essere la Juventus. Ecco tutti i dettagli delle ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero. Juventus, vicino il colpo Verratti, rumors. Stando a quanto riporta il sito calciomercato.com, Marco Verratti coglierebbe al volo la possibilità di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. Verratti, infatti, ha sempre fatto il tifo per la Juventus e non ha mai giocato in Serie A. Anche la dirigenza bianconera sarebbe disponibile ad ingaggiarlo, dal momento che è un vero e proprio pallino di Beppe Marotta, che lo segue dai tempi del Pescara. Il Paris Saint-Germain, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il calciatore italiano. Un altro ostacolo è l'ingaggio di Verratti, che percepisce ben 7 milioni e mezzo di euro a stagione, ovvero quanto Higuain, il calciatore più pagato della Juventus. Il club bianconero, però, ha da sempre ottimi rapporti con Raiola.